Proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Ieri sera nubifragio nel Varesotto, Malpensa ha chiuso per ore, strade allagate, gommoni in azione per salvare le persone bloccate in AU. Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, sanzioni fino a 1.500 euro e sospensioni dal lavoro e senza stipendio. Attesa per l'udienza in Israele sul ritorno di Eitan a Pavia, gli zii sono pronti a partire per Tel Aviv nella speranza di riportarlo in Italia. Questi titoli di oggi, venerdì 17 settembre, la Chiesa Cattolica festeggia San Roberto Bernarmino, vescovo e dottore della Chiesa, prima edizione del Gazzettino Padano, giornale Radio Rai della Lombardia. Buongiorno da Laura Longo, in onda dagli studi di Corso Sempione, dall'altra parte del vetro, in regia, oggi c'è Alberto Gaidiano, che saluto. Gli aggiornamenti sulla viabilità, con noi c'è Sharon Fermi. Una buona giornata a tutti voi. Coda tratti per il traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Milano e sulla Milano-Meda tra Meda e Paderno-Dugnano in direzione Milano. Coda tratti anche sulle tre tangenziali milanesi, in particolare sulla tangenziale est di Milano tra l'innesto con la Nord e Palma Nova in direzione Bologna. Al momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio. E ringrazio Radio Traffico. Ora le previsioni del tempo dal Centro Geofisico per Alpino di Varese. La linea va a Paolo Valisa. L'anticiclone estivo si ritira sul Mediterraneo e correnti occidentali portano perturbazioni atlantiche sul nord Italia con tempo molto variabile fino all'inizio della prossima settimana. Le previsioni per oggi: abbastanza soleggiato con nuvole residue di primo mattino sulla Lombardia orientale. In serata e nella notte nuovamente possibile qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. Le temperature minime tra 15 e 18 gradi a 1200 metri 12, massime rialzo tra 25 e 27, sulle Alpi zero termico verso i 3500 metri. Domani sabato nuvolosità variabile e solo a tratti soleggiato, possibilità di rovesci o temporali intermittenti, ma soprattutto dal pomeriggio e in serata. Più fresco, le massime tra 22 e 25 gradi. Domenica al mattino ancora nuvoloso e instabile con rovesci e temporali, ma via via soleggiato a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, ventilato da nord in montagna. A tutti non ci resta che augurare una buona giornata e un buon fine settimana. Il Gazzettino Padano. E in apertura al violento nubifragio ieri sera nel Varesotto, bloccato lo scalo di Malpensa e causato forti disagi per 87 mm di pioggia caduti in poco più di un'ora e mezzo. Reportage di Sara Grattoggi. 20 voli dirottati su Linate, Orio al Serio. Scalo di Malpensa, fermo e inagibile per oltre due ore dalle 19 alle 21.15. Piste allagate, voli sospesi e dogana extra Schengen chiusa. Un nubifragio violentissimo quello che si è abbattuto nella prima serata sull'aeroporto varesino. Numerose le auto rimaste bloccate nei sottopassi e sommerse dall'acqua. I passeggeri intrappolati sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco. Sentiamo la testimonianza di uno di loro. Stavo passando sotto questo sottopasso, diciamo, e stavo rientrando in aeroporto. A un certo punto però la macchina si è fermata perché è proprio spento il motore e automaticamente ho cominciato a salire l'acqua in modo veloce e mi sono trovato subito l'acqua praticamente alla portiera. Per evacuare una ventina di persone dall'area cargo, gli specialisti del soccorso fluviale hanno dovuto usare anche gommoni da rafting. Decine le richieste d'aiuto arrivate ai vigili del fuoco anche nel milanese per allagamenti, alberi caduti e cornicioni pericolanti. Ed è stato varato ieri sera il decreto che rende obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro. Sentiamo tutto quanto c'è da sapere nel servizio. Dal 15 ottobre per varcare i tornelli di uffici e fabbriche servirà il Green Pass. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri dopo una giornata di confronti cominciata con la cabina di regia, poi il tavolo con le regioni. L'obiettivo è intensificare la campagna vaccinale prima dell'autunno. Per il Premier Draghi un decreto per continuare ad aprire il paese. Dal 15 ottobre i lavoratori avranno tre possibilità: essere vaccinati oppure aver avuto il Covid nei sei mesi precedenti o ancora nelle 48 ore precedenti aver effettuato
effettuato un tampone con esito negativo, altrimenti scatterà la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. In vista dell'estensione del Green Pass, apertura a tamponi a prezzi calmierati. Saranno gratuiti per chi non può vaccinarsi, costeranno 8 euro per i minorenni e 15 per i maggiorenni. L'obbligo del Green Pass si applicherà anche a colf, badanti, partite IVA, come ad esempio artigiani o architetti. Multe da 600 a 1500 euro sia per il lavoratore non in regola, sia per il datore che non controlla. Maria Itri, TGR Lombardia. Le questure e prefettura di Milano hanno deciso di nuove regole per i manifestanti Novax e No Green Pass. Niente cortei per la città. Le prossime manifestazioni, a cominciare da quella di sabato prossimo, potranno svolgersi solo in forma statica per quanto riguarda Milano all'Arco della Pace. E ora la cronaca, il processo va davanti anche senza di me. Silvio Berlusconi ha deciso di rinunciare a partecipare alle prossime udienze del processo Rubiter dopo la decisione di sottoporlo ad accertamenti medici per stabilire le sue condizioni di salute fisiche ma anche psichiatriche. Una decisione, scrive Berlusconi, lesiva della mia storia e della mia onorabilità e che dimostra un pregiudizio nei miei confronti. Il rapimento del piccolo Eitan a Pavia, gli zii paterni stanno per partire per Israele, dove il 29 settembre ci sarà l'udienza sul caso del bimbo portato via dal nonno materno. Gli zii di Eitan hanno già comprato il biglietto aereo per Tel Aviv, con il desiderio di poter riabbracciare il nipote. Le speranze di riportarlo a casa sono riposte nell'udienza del 29 settembre, quando la tutrice legale del bimbo, la zia Aya Biran, chiederà di poterlo riportare a casa nel rispetto della Convenzione dell'AIA. Per le norme internazionali, il giudice può negare il rimpatrio a una condizione, come spiega Carlo Rimini, professore dell'Università di Pavia. I giudici israeliani per ora sono chiamati esclusivamente a pronunciarsi sul rientro del bambino in Italia. Potranno rigettare la domanda di rientro solo se il rientro in Italia esponesse il bambino ad un grave e irreparabile pregiudizio. Le norme stabiliscono 6 settimane per una soluzione, ma c'è chi spera in una mediazione internazionale o in un accordo tra le parti in causa. Ancora Carlo Rimini. Beh, certamente un accordo fra le due famiglie è sicuramente possibile, anzi è auspicabile, è la strada che tutti in queste circostanze cercano sempre di suggerire. Roberto Rotondo, TGR Lombardia. E ora andiamo a Magenta, nel Pavese, dove è tornata la preoccupazione di 4 anni fa quando bruciò un grande impianto di trattamento dei rifiuti, che ancora non è stato bonificato. 6 settembre 2017, un maxincendio divora le Re di Bertè di Mortara nel Pavese. Tonnellate di rifiuti bruciati, l'allarme di Ossina, le ordinanze per chiudere le scuole. Ecco il ricordo di chi quel giorno c'era. La preoccupazione è stata subito tanta. E questi suggerimenti, se avete dei bambini piccoli, scappate da qua. Quando sono tornata a casa sono stata malissimo, cioè avevo proprio i conati di vomito. Queste sono le voci degli esponenti dell'associazione Futuro Sostenibile in Lomellina. Si battono per la bonifica del sito perché 4 anni dopo il rogo i rifiuti bruciati, anche pericolosi, sono ancora qui. Quello che noi avevamo chiesto, la messa in sicurezza non è stata fatta, della bonifica ancora non se ne parla. C'è un processo in corso, vedremo l'esito del processo. Alla sbarra l'ex titolare dello stabilimento. La procura di Pavia non gli contesta l'accensione dolosa del rogo, ma l'eccessivo stoccaggio di rifiuti, 17.000 tonnellate a fronte delle 6.000 autorizzate. Noi siamo ancora qui da 4 anni in queste condizioni, è scandaloso. Per mettere in sicurezza l'area servirebbe circa 1,5 milioni di euro e Mortara continua a vivere di fianco a questa bomba ecologica. Pochi giorni fa un altro incendio, a prendere fuoco un deposito di pneumatici. Lorenzo Galeazzi, TGR Lombardia. E ora è il momento della nostra edicola, la selezione delle prime pagine curata oggi da Maria Chiara Grandis. In primo piano sui quotidiani nazionali e locali il via libera dell'esecutivo al Green Pass sui posti di lavoro pubblici e privati. Il titolo del Corriere della Sera, Green Pass, controlli e sanzioni. Il nuovo decreto del governo è in vigore dal 15 ottobre. Draghi, serve per continuare ad aprire e alla fine Salvini si adegua. Carta verde per tutti, anche per colf e partite IVA, multe fino a 1.500 euro e sospensione dal lavoro. Green Pass, come, dove e quando, così apre il giorno. E sulla prima pagina del Dorso Milanese, dallo psicologo per gestire i Novax, supporto al personale del Niguarda. E la questura nega il corteo anti-Green Pass, presidio statico all'Arco della Pace. Rigide prescrizioni agli organizzatori delle iniziative precedenti, ma le chat rilanciano domani in Piazza Fontana. La cronaca sulla prima pagina di Repubblica Milano, contro il ciclista gavettone poi sprangate. È successo sulla strada per Abbiategrasso. Grave il ciclista, in cella 3 giovani, un 20enne
ventenne e due diciottenni, arrestati dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito l'uomo che si allenava e che chiedeva spiegazioni dopo essere stato bersagliato con l'acqua delle bottigliette. La ripresa della scuola in primo piano su Avvenire Milano. Test salivari, parte la sperimentazione, coinvolti 1.600 studenti lombardi. La somministrazione parte oggi nelle elementari e medie della regione per cogliere con tempestività i segnali sulla circolazione del Covid, primo passo della campagna più ampia al via da ottobre. E adesso andiamo a Sondrio con il responsabile delle pagine della provincia, Luca Begalli. Apriamo l'edizione di Sondrio dalla provincia con il Green Pass, l'estensione dell'obbligo a tutto il mondo del lavoro, ma in chiave locale c'è già una piccola corsa alle vaccinazioni da parte dei ritardatari e probabilmente di qualche lavoratore che adesso vuole mettersi in regola. A Sondrio, probabilmente a causa della pioggia, è caduto un controsoffitto, c'è stato un allagamento all'interno di un edificio nel quartiere La Piastra. Abbiamo un ex camionista che diventa frate, oggi ci sarà la sua ordinazione. Grazie a Luca Begalli. Il caso del piccolo Eitan dalla provincia pavese, il nonno alla TV israeliana, Eitan dirà che l'ho salvato. In aereo il piccolo non ha mai smesso di chiedere quando saremmo arrivati e gridava «Voliamo in Israele», così Shmuel Peleg, accusato di aver rapito il bimbo dalla casa degli zii a cui era stato affidato dal tribunale di Pavia dopo il disastro del Mottarone. Ad Agnosine oggi l'ultimo saluto a Giuseppina Di Luca, uccisa dall'ex marito. Lutto cittadino anche a Sabbio Chiese, dove la donna ha vissuto fino a un mese fa. Restiamo sul giornale di Brescia, paura in città, aggressione con il machete davanti al centro commerciale, grave in ospedale un marocchino di 28 anni, ferito, sembra da un connazionale. Incidente mortale tra due colleghi sulla prealpina di Varese, Vergiate, scontro automoto, morto un 27enne, sotto shock l'automobilista. Diversi quotidiani che si occupano dei problemi legati alla viabilità. Il cittadino di Lodi, viabilità, studenti e cantieri, Lodi è nella morsa del traffico. La provincia di Como, altro giorno di caos, città ostaggio di 33 cantieri. Studio di ACI sulla provincia di Lecco, strade pericolose, ecco le principali. L'informazione regionale torna alle 12.10 con la seconda edizione del Gazzettino Padano, giornale Radio Rai della Lombardia. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.